dietro il nostro striscione. Marco, ma non cade da lì. Sì, adesso ci danno una mano pure voi. Ma tutti qua. Girate. Si vede che un movimento che non no, 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 no. Loro si ritardano dalla prova di Carimbato. Però quando arrivano i piemontesi. In quello che è stato uno degli epicentri dell'inchiesta della Procura di Potenza che fa tremare mezzo governo, il centro Oli dell'Eni a Viggiano, è stato il giorno del Movimento 5 Stelle. Di Maio e compagni sono arrivati alle 18 ad attenderli, oltre ai giornalisti provenienti da tutta Italia, attivisti e cittadini provenienti non solo dalla Basilicata ma anche da altre regioni. Bene, anzi male, questo è un governo che non ha fatto una legge per risarcire le vittime di Banca Etruria, non ha fatto una legge che fermasse la Fornero, ma ha fatto leggi in tre ore per questi impianti qua. Impianti che secondo la Procura di Potenza stanno per provocare un disastro ambientale o hanno provocato un disastro ambientale. Fa leggi per il compagno della Ministra dello Sviluppo Economico in modo tale che lui possa avere subappalti da 2 milioni e mezzo di euro. Fa leggi per la Total in modo da fargli eludere i controlli e poter inquinare meglio questo territorio. Tanti cittadini si stanno rendendo conto che il governo Renzi è un governo che risponde alle lobby del petrolio, ai grandi banchieri. Sono loro i suoi datori di lavoro. E non sono i cittadini italiani che d'altro canto non l'hanno eletto. Questa è una bellissima risposta di un'Italia che vuole investire in un altro modello di sviluppo, che non sono le trivellazioni. Tra l'altro in questi luoghi multinazionali francesi come la Total trattano l'Italia come una vera e propria colonia, lasciano spesso inquinamento, lasciano royalties da fame, miseria e non creano i posti di lavoro che potremmo creare se investissimo in altri settori di sviluppo, il turismo, soprattutto le energie rinnovabili. L'Italia dovrebbe, lo disse qualcuno, dovrebbe diventare l'Arabia Saudita delle rinnovabili, mentre abbiamo un governo fossile che evidentemente ha svelato, no, il suo reale volto. Provano a boicottare il referendum del 17 aprile in quanto hanno degli interessi con il petrolio e con le lobby del petrolio, questo è il concetto. Noi ci aspettiamo che in Senato si voti la mozione di sfiducia, perché più alta sarà la consapevolezza nei cittadini di quello che sta avvenendo qui, più in Senato sentiranno la pressione dei cittadini. A parole i numeri ci sono al Senato, qui ci sono analisi scientifiche occultate, ci sono esami che stesso i sindaci conoscevano e non hanno preso la ribalta nazionale. Questo caso è un caso enorme perché non riguarda soltanto la Total, ma riguarda un processo industriale che invece di essere fermato viene favorito da questo governo, perché spieghiamolo bene, questo famoso emendamento doveva servire a togliere le autorizzazioni che erano di intralcio alla Total per far partire Tempa Rossa. Un'ultima cosa, 2 anni e mezzo fa siamo in Basilicata, parliamo anche di questo, Giuseppe Di Bello si candidò, fu nominato per candidarsi come governatore regionale con il Movimento 5 Stelle, però aveva una condanna pendente perché aveva pubblicato le analisi del Pertusillo, adesso quella condanna è stata annullata, lui è tornato al lavoro, il Movimento 5 Stelle si porrà in che modo nei confronti? Sono contento per lui, noi abbiamo delle regole, non c'è nulla di personale verso le persone, quindi se ci sono delle regole vanno rispettate al di là di chi si ritrova. Mi fa piacere che sia tutto finito per lui. Ci danno le royalty per un pezzo di pane, vendono il nostro territorio. I tumori, qualcuno mi ha detto perché non parli dei tumori? Io lavoravo qui a un ospedale che è a pochi chilometri da qui, un ospedale oncologico, e arrivavano pazienti da questa valle, sempre più pazienti che presentavano patologie connesse all'esposizione agli idrocarburi. Ma se il rumore sembra essere quello provocato soprattutto dalle dimissioni della Guidi e dalle disquisizioni politiche, nella sostanza al centro dell'inchiesta ci sono i lucani che resteranno nella loro terra anche quando le telecamere saranno andate via. E allora abbiamo chiesto ai cittadini proprio questo. Cosa vorreste che succedesse da domani, quando forse tutto questo clamore si sarà spento? Come si tiene alta l'attenzione dopo quanto accaduto? Beh, questo è un rischio che sicuramente possiamo correre, però il problema è questo, che io
visto da quello che sta succedendo, che si sta dando molta importanza alle vicende della ministra che si è dimessa. Questo a noi non va assolutamente bene, non ce ne può interessare nulla del ministro che si dimette, perché noi abbiamo problemi ben più grossi qui in Valdara. Abbiamo problemi relativi al traffico illecito di rifiuti, abbiamo il problema relativo alla salute dei cittadini. Queste sono le cose che ci interessano. Se qualcuno vuole fare il furbo, vuol dire che noi non saremo assolutamente d'accordo. Quello che sta succedendo adesso è già antico, nel senso che stiamo parlando già di 20 anni. Anzi, ti posso dire una cosa: io ho incontrato per puro caso nell'89, ritornando da Lago Negro durante una session con Mango, incontrai un ingegnere della Total che mi disse nell'88-89 che nella mia zona c'era un lago di petrolio, perché dai rilevamenti, naturalmente sto parlando di un periodo dove naturalmente nessuno... Io già sapevo questa cosa qui, e quando vidi le prime lucine affacciarsi lungo l'Appennino Lucano mi venne in mente quell'ingegnere della Total, era un canadese, lui era di origine canadese, e io gli diedi un passaggio perché andava ad alloggiare all'Hotel Kiris. Naturalmente con questo che cosa voglio dire? Che da domani, dopodomani, noi ritorneremo nella nostra terra bucherellata e continueremo ad annusare petrolio e ad avere sempre più disoccupati, ad avere sempre più persone che, naturalmente anche per quieto vivere, perché sono delle brave persone, perché noi lucani siamo delle brave persone, però come tu ben sai, essere una brava persona ormai in questo mondo di merda, scusami, non contano niente. Quindi ritorneremo di nuovo a respirare, a non lavorare, ad avere persone che naturalmente cercano di metterci sempre in basso, sempre i piedi sopra. Non mi viene più nessun termine, talmente che sono arrabbiato. E come si tiene, come si mantiene arrabbiata o semplicemente alta l'attenzione dei lucani dopo, tra una settimana? Con l'unione. Noi non siamo un popolo unito. Noi abbiamo quattro fiumi e abbiamo quattro storie, quattro dominazioni, una completamente diversa dall'altra. Noi siamo diversi già tra di noi lucani già siamo diversi. Vogliamo unirci una buona volta e cercare di risolvere il nostro problema sul nostro territorio, cercando di mandare un po' all'aria tutti questi concetti e preconcetti politicizzati o non politicizzati. Si può fare un movimento di civile inteso non politico, una volta lo si può fare, una volta. Le manifestazioni sono state sempre fatte, i problemi sono stati sempre posti, ma non si riesce a niente perché ci sono gli interessi troppo alti e troppi meccanismi. E quindi lei ci dice che da domani resteranno ancora soli quelli delle vigne, ma anche tutti i vigenesi, anche tutto l'apparato resterà come sta. Sono anni ormai che va avanti così e dal primo giorno sono state fatte le manifestazioni, ma non serve a niente. E se potesse fare lei oggi qualcosa per dire finiamola, mettiamo fine, che cosa si inventerebbe? Manderei a casa tutti i delinquenti che sono dentro. In carcere butterei la chiave, che non si devono più vedere. Dico, nel mese di aprile-maggio, no? Oh, ci sono, diciamo così, perché lei ne è una società per azioni, darà dei dividendi ai suoi azionisti, perché normalmente, diciamo così, lavora per gli utili. Oh, però se gli utili, diciamo, dell'ENI, faccio un esempio, siano di 500 milioni di euro, ne divide 300, 350, 150 le mette, diciamo, a favore, diciamo, della sicurezza degli impianti. E per quanto riguarda, diciamo, la sicurezza anche di queste acque reflue, no, che vanno messe là, diciamo, che inquinano il nostro ambiente, perché a livello di Vigiano noi vogliamo sicurezza, diciamo, per quanto riguarda l'ambiente. Quindi signor Lepore, dato ritto qui in Valdagri, perché? In questo momento sta avvenendo una cosa idem a quello che hanno costruito qua, di un ecomostro, e io l'ho definita l'Ilva 2. Guardate bene, l'Ilva 2 ha fatto tanti morti e tanti danni. La stessa cosa sta avvenendo nel nostro territorio, che è uno dei più belli territori, dove c'è la mandorla di Filippo Cea, abbiamo l'olio di qualità, parlo della Puglia,
e questo sta venendo fuori con sentenze prima contro e poi a favore all'apertura di questo scempio. Io ho potuto verificare dei documenti. Intanto il terreno dove è stato edificato era inedificabile, significa che lì non si poteva edificare in quanto è ai piedi del parco dell'Alta Murgia, sulla Murgia, e questo è gravissimo. Il progetto parte con 25 tonnellate al giorno e sono arrivate a 800 tonnellate al giorno. Qui arriverà il materiale non solo della Puglia, ma così come hanno fatto con le autorizzazioni in corso d'opera, le hanno cambiate, arriverà il materiale da altre regioni, e parlo di scarto, di pellame, di mangimi, di plastica e anche materiale inquinante con dentro il cromo, che sappiamo che è ad alto livello rischio cancerogeno. Quindi quello che io non riesco a capire è come si può deturpare un territorio in questo modo.